Salve a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Zoom. Oggi abbiamo deciso di parlare di turismo e promozione della città di Orvieto. Abbiamo invitato due dei principali attori della città da questo punto di vista e sono, vado per ordine, io dicevo di età prima della registrazione, ma per ordine di importanza, mettiamola così, con Gianluca Polegri, presidente di Carta Unica, e Stefano Grilli di Sistema Museo. Allora, innanzitutto vi chiederei, iniziando da Gianluca Polegri, una carta d'identità, non vostra personale naturalmente, ma di Carta Unica e di Sistema Museo. Prego, Gianluca. Allora, l'associazione Orvieto Carta Unica è un'associazione culturale che si occupa di promuovere la città di Orvieto dal punto di vista artistico, culturale e ambientale, aggregando soggetti sia pubblici che privati. È stata fondata nel 1999 e è stato rinnovato il consiglio a fine gennaio e da quel giorno io sono appunto il nuovo presidente dell'associazione che sta cercando appunto di navigare in questo periodo un po' Un po' turbolento, travagliato. dovuto ovviamente soprattutto alla pandemia. Grazie, grazie anche della sintesi. Stefano Grilli, Sistema Museo. Chi Sì, è e cosa fa buongiorno. Sistema Museo? Sì, buongiorno, sono Stefano Grilli, sono il responsabile di gestione del Pozzo di San Patrizio per conto della società cooperativa Sistema Museo. Sistema Museo è un'azienda che nasce a Perugia ormai ha 30 anni di esperienza, del 1990 è la data della sua fondazione. Si occupa di gestione di spazi museali, aree archeologiche, aree naturalistiche, servizi, diciamo, per i beni culturali e anche per il turismo. E ormai da circa 20 anni siamo ad Orvieto come gestione del Pozzo di San Patrizio. Io ci sono da 3 anni più o meno. E siete contenti del risultato? Ma sì, assolutamente sì, perché Orvieto è una città importante dell'Umbria, una piazza importante, con tante aspettative giuste, ma che ci ha dato anche soddisfazioni nel corso di questi anni. Quindi sì, abbiamo fatto tanto e ci piacerebbe ancora far tanto. Allora, vi ho chiamato, dicevo, perché siete fra i principali attori per quanto riguarda il turismo e la promozione della città. Carta Unica, diceva anche il presidente Polegri, è una presenza storica di fatto nella città. È il primo tentativo di mettere a sistema, di mettere in rete le realtà presenti nella nostra città. Oggi è ancora attuale quello schema, Presidente. Lo schema è attuale e lo dimostra il fatto che dopo 22 anni l'associazione è ancora attiva, è ancora in un trend molto positivo. Gli attori che l'hanno fondata sono ancora presenti. Nel corso degli anni si è anche allargata la base sociale. Abbiamo a tutt'oggi delle richieste per nuovi ingressi e credo che proprio oggi sia importante fare rete, sia importante che la città si unisca in tutte le proprie componenti per offrire un prodotto che sia appetibile. Sappiamo adesso che le cose vengono, diciamo così, acquisite, vengono imparate, vengono scelte in pochi secondi attraverso quello che si vede in rete, sui social, e quindi è importante che ci sia un fronte unico che sia in grado di rendere un servizio, un'immagine che sia, diciamo, appunto appetibile ai turisti che scelgono le proprie mete, partendo dal fatto che Orvieto ovviamente ha degli asset naturali, artistici, culturali, diciamo così, Di di grande primordine, rilievo. di grande rilievo e irripetibili. Quindi noi dobbiamo essere bravi a fare in modo che anche questo modo di comunicare e questo modo di scegliere, che adesso prevale in tutti i settori, possa portare le persone a fruire di Orvieto, e noi dobbiamo essere bravi a offrire quello
quello che adesso il turista cerca, perché il turista cerca posti belli, prodotti buoni, ma cerca soprattutto servizi. Quindi noi dobbiamo dare un sistema di accoglienza efficiente e che faccia sentire a proprio agio il turista che ci viene a visitare. Stefano Grilli invece, una domanda simile, ha parlato il presidente Polegri di ricerca da parte dei turisti, no? di punti di interesse, di musei, eccetera. Anche per voi è cambiato nel corso degli anni l'approccio nei confronti del turista? Beh, sì, sicuramente sì. Il mercato del turismo è in continua evoluzione e bisogna sempre rispondere alle domande del mercato. C'è stata ovviamente, adesso dirò una serie di banalità, che però comunque ci hanno cambiato un po' la vita. Dopo il lockdown, dopo diciamo gli effetti del Covid, c'è stato un cambiamento fortissimo, c'è stata un'accelerazione. Come diceva giustamente il Presidente, questa progressiva digitalizzazione ha fatto sì che anche la fruizione turistica è cambiata, nel senso adesso con le regole del contingentamento che speriamo pian piano di lasciare, con i tempi d'attesa, con la gestione dei tempi d'attesa, è necessario per il visitatore programmare la propria visita, prenotare la propria visita, acquistare la propria visita. Se tu non sei visibile online, perdi una fetta del mercato. Ovviamente bisogna sempre mantenere una qualità molto alta, perché la competitività, certo, non è calata, anzi la competitività è molto forte, perché tutti forse sono aumentata, in gara, no? per ritornare forse, come era prima. Ma forse è aumentata addirittura la competitività, sì, perché più soggetti sull'online riescono ad entrare con più facilità. Esatto, sì, perché c'è un presidio, ora bisogna... Quello che bisogna evitare è di fare un'eccessiva stratificazione e fare una comunicazione molto diretta e immediata, perché adesso abbiamo il rischio opposto. Prima che magari non c'era una presenza online, adesso c'è una presenza abbondante dell'online. Quindi quando si creano delle piattaforme e dei prodotti, bisogna sempre essere molto lineari, molto semplici, molto diretti. Certo, certo. A proposito di piattaforme, e torno a Gianluca Polegri, Carta Unica nella sua trasformazione diverrà una vera e propria piattaforma aggregatrice di tutto ciò che offre questa città e questo territorio, perché no? Sì, allora, uno degli obiettivi di Carta Unica in questo momento, che voglio ricordare, che propone un biglietto unico d'ingresso a 11 punti di interesse, appunto di primissimo ordine, alla cifra di 20 euro per il titolo intero e 17 euro per il titolo ridotto, in questo momento appunto ha necessità di allinearsi a quelli che sono le modalità di vendita, di fruizione dei servizi, e quindi anche Carta Unica fa parte di quel processo di digitalizzazione che sta facendo la città. È stato rilasciato da poco il portale livovieto.com, stiamo per assistere anche alla nuova segnaletica digitale stradale, che prevede un sistema multimediale fruibile dagli utenti inquadrando dei QR code appunto sulla segnaletica. Ci saranno dei personaggi, delle storie, quindi anche Carta Unica, che finora è distribuito solo in formato cartaceo, sarà a brevissimo disponibile anche online, perché l'online in primis permette di pianificare la visita e quindi permette a tutte le persone, ormai sono la maggioranza, che prepara la visita preventivamente, di avere il titolo, di avere le informazioni, perché tra i servizi che dicevo precedentemente, l'utente vuole sapere esattamente come ottimizzare la visita, certo, in termini di tempo, in termini di servizi e in termini anche di copertura del maggior numero di beni da visitare. Quindi questo il nuovo sito, il nuovo sistema lo permetteranno, e permetterà anche di fare tutta una serie di attività di marketing, di tracciamento, che appunto daranno alla carta degli strumenti per targetizzare e per migliorare quella che è l'offerta.
uno degli obiettivi che stiamo facendo con Stefano, col Sistema Museo, con tutti gli altri attori che stanno sul territorio, stiamo proprio cercando tutti insieme di offrire e di anche guidare il turista a visitare nel miglior modo possibile la città. Sappiamo tutti che tutti conoscono il Duomo e il Pozzo di San Patrizio, però l'obiettivo è quello di far vedere le tante cose che ci sono a Orvieto, perché Orvieto non è il Duomo e il Pozzo di San Patrizio e basta, non basta arrivare alle 11 e ripartire alle 3. Certo. Uno degli obiettivi è quello di far rimanere la gente più tempo, stando anche la notte, magari facendo anche base per andare a girare il territorio, certo. I territori, e questo lo facciamo solo spiegando e facendo capire quello che c'è dietro, perché purtroppo assistiamo a dei fenomeni che con dei territori oppure delle attrazioni nettamente inferiori ai nostri si hanno dei risultati, certo, a volte, certo, anche superiori. Ma anche io, molto vicini, io direi. Anche molto vicini. E quindi noi stiamo lavorando molto bene. Vorrei anche, mi dilungo un attimo, ma vorrei anche citare gli altri componenti del Consiglio, perché io sono il presidente, ma la forza, sì, dell'associazione è che mette insieme i principali attori della città. C'è il Comune d'Orvieto rappresentato dall'avvocato Marco Achilli, l'Opera del Duomo da Arianna Lazzari, la Fondazione Faina è rappresentata da me, dal sottoscritto, certo, il Sistema Museale Regionale dall'autoressa Lara Niboletti, FS Bus Italia da Laura Giovannini, la Cooperativa Carli che fa tutta la parte di servizi da Marilena Manieri, il Pozzo della Cava da Marco Sciarra e poi l'ex presidente che ora è vicepresidente che rappresenta Orvieto Underground. Quindi abbiamo coperto praticamente tutto il panorama, i beni culturali, artistici medievali, gli etruschi, l'underground, c'è tutto quello che può contribuire appunto a far crescere la nostra attività. A proposito di attrazioni e monumenti, ma se qualcuno vuole entrare a far parte del circuito Carta Unica, quali sono le richieste da parte dell'associazione? Allora, volevo precisare innanzitutto che una delle cose principali della carta in questo momento è che con il singolo titolo si ha praticamente uno sconto di circa il 40% sugli ingressi di tutti i vari punti di interesse. Quindi con 20 euro girare tutta una città, se la raffrontiamo ad esempio un ingresso a un prezzo museo medio, Roma, certo, diciamo che secondo me è super appetibile. Noi vogliamo appunto allargare questa offerta, perché ovviamente ne va appunto dell'appetibilità della nostra città, e aumentando anche i punti di interesse potremmo anche pensare a delle offerte segmentate, perché poi dopo magari potremmo andare a servire anche le persone che vogliono fare solo un certo tipo di visita e magari, certo, non ha tempo per fare tutta la visita. Per entrare bisogna avere due requisiti principali: uno, avere un bene che è riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali, e secondo, avere le capacità logistiche per gestire flussi, diciamo, medio-alti, nel senso che chi compra carta unica deve anche poter in una giornata visitare tutti i punti inclusi nel biglietto, e quindi il punto che vuole entrare, quindi il bene che vuole entrare a far parte dell'associazione, deve essere in grado di smaltire un certo numero di persone che altrimenti rimarrebbe insoddisfatto. Quindi queste sono le cose principali. Poi ovviamente deve essere un bene che sia in linea con quella che è la mission, che ho detto prima, ma ovviamente se è un bene riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali automaticamente è in linea. Allora passiamo invece a un punto nodale che è stato presentato la scorsa settimana, che è questo accordo con Opera Romana Pellegrinaggi, e di questo so che ne parlerà Stefano Grilli. Allora, che cosa significa questo accordo?
Allora, che cosa significa questo accordo? Come dal punto di vista aziendale significa una, sicuramente una buona opportunità. Chi è Opera Romana Pellegrinaggi? Opera Romana Pellegrinaggi è uno dei principali tour operator nazionali e internazionali che fa riferimento alla Città del Vaticano e muove normalmente milioni di persone, di pellegrini, di turisti su Roma. Lo scorso anno un referente dell'Opera Romana Pellegrinaggi, subito dopo il lockdown, in previsione di una possibile ripartenza, con tutto quello che ci siamo detti rispetto alle dinamiche di fruizione che sono cambiate, Opera Romana Pellegrinaggi ha deciso di volgere il suo sguardo non soltanto su Roma, perché loro muovono certo centinaia di migliaia di persone su Roma. Considerare il loro sito di riferimento, Omnia Vaticans per Roma, quando era a pieno regime, riusciva a vendere circa 800 acquisti al giorno di carte che costano mediamente 100 euro. Mm-hmm. E quindi, insomma, un volume d'affari abbastanza importante. Loro si sono rivolti anche verso i luoghi limitrofi, verso Roma, perché hanno capito che giustamente, insomma, sono andati, diciamo, di pari passo con le esigenze del mercato. Non c'è soltanto la grande città d'arte, ovviamente Roma è Roma, ci mancherebbe, certo, però l'Italia è costituita da talmente tanti borghi, da talmente tante città ricche di arte, e soprattutto anche con il lockdown c'è stata una riscoperta del turismo di prossimità, no? Non soltanto attendendo certo quegli stranieri che speriamo ritorneranno presto, e quindi certo hanno volto lo sguardo verso le regioni limitrofe. Quali regioni? Ovviamente il resto del Lazio, chiaramente, la Toscana e l'Umbria. Certo. Quando mi è stato preventivato questo progetto come azienda, noi gestiamo tanti spazi museali in Umbria, nel Lazio, in Toscana, Friuli Venezia Giulia, loro vogliono mettere a sistema un progetto molto ambizioso, l'Italia cristiana, cioè i luoghi legati ovviamente un po' alla cristianità. Okay. E dietro, per rilanciare insomma questi spazi, ma in Italia sostanzialmente quasi sì, sono tanti, sì, è sì legato alla cristianità, anche se tu visiti un'area archeologica troverai sicuramente all'interno la chiesa o la pieve, che poi dopo è l'evoluzione della città o del tempio magari, sì. E quindi quando ci è stato presentato questo progetto, ovviamente quando dovevo selezionare dei prodotti, la prima città che mi è venuta in mente è chiaramente Orvieto, per due motivi principali. Il primo è la vicinanza con Roma, perché certo insomma Orvieto è la porta dell'Umbria verso Roma, sì. Il bacino di Roma è un bacino che può essere aggredito. E poi perché ha già un prodotto che può essere venduto molto semplicemente, che è quello che diceva poc'anzi il Presidente, che è il prodotto carta unica. Come diceva giustamente prima, a Roma un museo costa 10-15 euro. Qui sì, con la carta unica non è un abbassamento di prezzo, un livellamento, no, semplicemente il nostro mercato è un po' diverso da Roma. Certamente. Offri le chiavi della città, e quindi è chiaro che l'accordo è venuto semplice, è venuto facile. Loro si sono appoggiati, dovendo collegare il maggior numero di siti d'Italia, a aziende che ne gestiscono tanti. In questo modo gli garantisce una possibilità di vendita di prodotti che non avrà il singolo gestore. Cioè col mio accordo divento 20 prodotti che vanno dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia, passando per le Marche. Ovviamente io ora siamo, insomma, l'azienda nasce in Umbria, io lavoro sì anche a Orvieto, una spinta su Orvieto gliel'ho data, noi l'abbiamo messo sul piatto per iniziare, per questo è un progetto che è in prospettiva, perché sul turismo bisogna, come qualsiasi processo industriale, non possiamo ragionare al giorno dopo, cioè dobbiamo pianificare, e la pianificazione certo è a medio-lungo termine. Questo non lo dobbiamo dire alla Chiesa, che lo fa da 2000 anni, sì. Loro si pianificano per il giubileo del sì 2025, e quindi per loro sì questo portale, che si chiama Omnia for Italy, diventerà la loro vetrina sul mondo per vendere i prodotti di Roma e ovviamente delle altre città italiane, e tra cui anche una bella promozione, sì, io direi. Sì, secondo sì me sì, se non in termini numerici di visibilità. E in questo momento dove dobbiamo ripartire, come se dovessimo, non dico ripartire da zero, Zero non riparte mai da zero, ovviamente è sempre un passo avanti, diciamo, però che ricominciamo da tre.
Mettiamola così, sì. Ricominciamo da tre. Presidente Polegri, il ruolo di carta unica ce lo ha descritto molto bene Stefano Grilli, ma quindi quando ci si mette insieme si è più forti? Assolutamente sì, questa come diceva Stefano è stata un'iniziativa che noi abbiamo abbracciato con entusiasmo proprio per i motivi che diceva prima, cioè Orvieto deve aprirsi, deve farsi conoscere, è già molto conosciuta, però secondo me non è mai troppo e soprattutto non è sfruttata in questo momento al 100%, quindi abbiamo ampi margini di crescita, abbiamo dei beni che non ce l'ha nessuno, non lo dico da orvietano, lo dico perché il Duomo d'Orvieto è unico, ad esempio, certo. Come il Pozzo, come tante altre cose. Noi ci stiamo aprendo a molte iniziative, questa è una delle principali, importantissima. Io ho assistito al lancio del portale a Roma e devo dire che è un'iniziativa veramente di primo ordine, che poi punta anche a dei traguardi futuri, tipo il giubileo del 2025. Quindi, come diceva Stefano, le cose non vengono improvvisate, cioè non possono essere improvvisate, vanno programmate. Per fare cose importanti ci vuole una programmazione lunga. E questo devo dire che è uno dei trend principali che sta seguendo anche il sindaco Tardani, che ovviamente ha rivitalizzato l'associazione, ha dato un contributo proprio per la digitalizzazione, perché ha capito che è importante, è vitale. È una delle cose principali. Ad esempio, per aderire al portale noi dovremmo fare delle integrazioni a livello informatico, altrimenti non saremmo potuti entrare. La carta, l'associazione Carta Unica si basa e si sostiene con gli introiti delle vendite, quindi non ha costi su nessuno, né privato né pubblico. Il sindaco però ha dato un contributo proprio perché mancava quel boost per fare una cosa che con l'ordinario non si riusciva a fare. Ma questo è diciamo l'attore principale del sindaco, ma tutti i rappresentanti degli enti che ho detto prima stanno spingendo molto. Daniele Di Loreto, che è il presidente della Fondazione Faina, che mi ha nominato all'interno del Consiglio. Andrea Taddei, che è presidente dell'Opera del Duomo. Sono tutti molto focalizzati su questo strumento proprio per quello che dicevi tu, cioè perché è importante fare rete. E anche per questo noi coinvolgeremo di nuovo anche tutte le strutture ricettive, che sono ovviamente parte importante integrante del processo, perché poi le persone che vengono dietro vogliono avere anche mangiare bene, dormire bene, avere il wellness, certo. E questo sarà collegato alla carta, perché ci sarà una convenzione e anche sul prossimo portale, che uscirà a settimane, credo entro la fine di giugno, ci saranno delle convenzioni, quindi degli sconti, e chi possiede la carta unica potrà fruire esibendo semplicemente il titolo. Tra l'altro stiamo reinserendo anche delle ore di gratuità di parcheggi. Questa è una bella iniziativa, io direi, perché spesso si lamenta del costo dei parcheggi, non Orvieto, in generale, quando uno fa il turista, arriva nella città X e si trova il parcheggio da dover pagare, che è considerata un po' una tassa in più sul soggiorno. Già c'è l'imposta di soggiorno, che per ora non c'è. Poi mi ci metti anche il parcheggio, insomma, comincia a essere costoso andare in giro per l'Italia. Vorrei anche aggiungere che ovviamente se l'associazione è arrivata ad oggi viva e vegeta sana, merito è anche del presidente che è attuale vicepresidente Claudio Bizzarri, e anche della dirigente del comune Carla Lodi, che è stata all'anima dall'inizio e sta ancora dando una grossa mano e che si è messa a disposizione del nuovo consiglio. Quindi credo che questi siano segnali del superamento anche di barriere, contrapposizioni, proprio per il bene della città. Esatto. Allora, ho iniziato chiedendovi una carta d'identità delle vostre due realtà, ora invece vorrei terminare chiedendovi
di dire agli orvietani per primi di venire a visitare la propria città, una cosa diversa. Fate uno spot per la città dedicato agli orvietani. Parto io da orvietano. Certo. Allora, e questo è un'altra cosa importante, perché ovviamente la carta unica è diciamo indirizzata è preparata per il turismo. Però io credo, sfido a trovare un numero di orvietani che ha visitato tutti i punti di interesse diciamo all'interno della carta unica. Quindi questo secondo me è un'occasione per visitare la nostra città, salire sulla Torre del Moro, andare in fondo al Pozzo di San Patrizio, vedere la Cappella di San Brizio, vedere i tanti musei che ci sono a Orvieto, tre sono sulla piazza del Duomo. Quindi alcuni, per esempio per i residenti, alcuni punti di interesse sono gratuiti, ma anche gli altri con 20 euro, 17 euro per gli over 65 e i minorenni, sostanzialmente si fa il giro della città anche in più giorni, perché la carta unica non vale un giorno, vale un anno. Quindi secondo me è un'occasione per gli orvietani, ma io parlo anche per il comprensorio. Per i turisti. Per i turisti, ma anche per il comprensorio, perché Orvieto deve anche far forza sul proprio comprensorio. Siamo un comprensorio abbastanza isolato, non così largamente popolato, però dobbiamo lavorare insieme anche con i paesi limitrofi, e è l'occasione giusta per riscoprire tante cose che secondo me non tutti conoscono. E poi la butto lì, se c'è anche lo sconto sul parcheggio, male non fa. Tra l'altro. Tra l'altro. Stefano Grilli, anche per te uno spot per noi orvietani, perché venire a visitare ad esempio il Pozzo di San Patrizio? Allora, io lo dico perché non sono orvietano, abito vicino, però per me è sempre una riscoperta Orvieto. E io sono anche una guida turistica, quindi diciamo che dal punto di vista storico, artistico, archeologico la conosco. Come spot aggiungerei questo, anche aggiungendolo, legandolo un po' col pozzo. La città va raccontata, la città va narrata nella sua totalità, anche sia dal punto di vista dei beni culturali, storici, artistici, archeologici, ma anche dal punto di vista della tradizione. Dobbiamo offrire delle esperienze, che è un po' lo spot, che poi lo slogan che viene utilizzato anche dall'amministrazione, perché oltre ai monumenti, i monumenti sì, possono essere raccontati, ma tanto ad esempio al Pozzo di San Patrizio c'è il Tempio del Belvedere, c'è la fortezza di Albano, c'è la Fonte di San Zeno, c'è tutto un percorso che può essere raccontato. Sta anche a noi come aziende, come gestori, a valorizzarlo. E poi, lo dico come anteprima, insomma, già nel periodo estivo sicuramente metteremo in campo una serie di visite guidate, ovviamente realizzate con le professionalità, le guide turistiche, che racconteranno magari non soltanto il singolo monumento, ma racconteranno anche il territorio limitrofo, racconteranno delle storie, perché le persone si innamorano delle storie, si innamorano delle esperienze, cioè si ricordano di più le esperienze che tu gli racconti, no? Che loro vivono, e delle storie che tu gli racconti. E soprattutto turismo esperienziale. Sì, adesso va per la maggiore, ormai sono diversi anni che è così, però si ripete, ma molto spesso si perde dal punto di vista, quel punto di vista. Invece la narrazione del territorio è importante, perché poi nella sua totalità, oltre a aumentare il tempo di permanenza, questo è di fatto, aumenta anche la qualità, e questo si aggancia ai prodotti che già esistono, bene, come la carta unica. Bene, allora io vi ringrazio del tempo che ci avete dedicato. È importante, Opera Romana Pellegrinaggi è un colosso da questo punto di vista, quindi sapere che abbiamo potenzialmente i tanti turisti che vengono a visitare Roma, e sapere che noi siamo un tiro di schioppo da Roma è importante. D'altra parte, bene carta unica che sta riammodernando tutto, sta diventando digitale, sempre più digitale e sempre più punto di riferimento di tutto il sistema turistico della città, in accordo con l'amministrazione comunale, perché
l'unione fa la forza, magari più soggetti, però uno che coordina ci deve essere, perché altrimenti è Gianluca Polegri che lavora nel privato, lo sa benissimo, se non c'è qualcuno che coordina poi gli sforzi rischiano di essere vani e si sprecano tante energie e tante risorse economiche troppo spesso. Allora io vi ringrazio per fare un appello velocissimo. Prego. Proprio nel dare la possibilità a tutti di contribuire, dato che siamo tutti volontari, tutti a disposizione della città, prendendo anche tempo, diciamo, alle nostre attività, noi siamo aperti anche a collaborazioni, a volontari, chiunque volesse dare una mano, scrive a presidente@lacartaunica.it e noi accogliamo ben volentieri chi vuole fare il bene della propria città. Perfetto, questo ce lo ricorderemo e cercheremo di ricordarlo anche nel nostro TG. Allora ancora grazie a Gianluca Polegri di Carta Unica e grazie a Stefano Grilli di Sistema Museo. Vi dico già da adesso che vi vorrei rincontrare dopo l'estate per fare il punto della stagione turistica, di come è andata, con qualche numero, se siete d'accordo. Assolutamente sì. Assolutamente. Allora grazie e alla prossima. Alla prossima, buongiorno. A voi, grazie a voi. Ci sentiamo.